La vedete qua alle mie spalle, alla piscina comunale dell'Unione Comuni Pian del Bruscolo, purtroppo anch'essa costretta alla chiusura dopo il nuovo DPCM varato dalle Premier Conte la scorsa domenica. Tutte le attività sono sospese, dalle nuoto alla pallanuoto, acqua gym, idrobike, tutto sospeso. Nessuno per almeno fino alle 24 di novembre può mettere piede qua all'interno dell'impianto, nella speranza poi che da quella data si possa ritornare, anche se tutto dipenderà dalla situazione dei contagi, ma andiamo a sentire chi ha parlato qua in piscina. Purtroppo, come vedete, siamo chiusi, nonostante tutto che siamo in regola con tutto il nostro procedimento, con i distanziamenti, con tutti i problemi che ci sono da fare. Purtroppo le normative le abbiamo tutte in vigore, ci abbiamo tutto pronto, però siamo chiusi. Dispiace un po' per la clientela che frequentava qui la nostra piscina e anche per gli agonismi e tutto il resto, che purtroppo sono fermi, dispiaciuti di questa cosa. Soprattutto perché si parlava anche dell'effetto del cloro, che era un pro per quanto riguarda anche il contenimento dell'emergenza, anche per gli atleti. In questo momento la chiusura è fissata alle 24 di novembre, ci sono le sensazioni, anche visto il continuo aumento dei contagi, che questa chiusura si può protrarre nel tempo. Speriamo ovviamente di no, anche perché comunque una perdita anche dal punto di vista economico. Sì, un po' anche quello, ma anche giustamente il discorso che hai detto te è stato tutto una cosa un po' particolare, perché c'era il problema di questo discorso che del cloro era una cosa che non doveva attaccare assolutamente in questo Covid-19, però purtroppo dall'alto ci hanno detto così e noi siamo fermi in questo motivo, sebbene che abbiamo tutte le normative che servono al caso, siamo già tutti in pronti a regolare. Abbiamo fatto anche delle ulteriori spese un po' riguardanti a questa cosa, che da maggio siamo stati chiusi, con ciò siamo sempre andati avanti e abbiamo rinnovato anche degli impianti di aerazione e tutto il resto per progredire questa situazione, ma nonostante tutto siamo fermi. Un'ultimissima cosa, la gente come si stava riapprocciando al ritorno comunque a fare attività fisica, al ritorno in piscina? Beh, ti dirò che dai, avevamo iniziato abbastanza bene perché la gente aveva fiducia, vedeva che l'impianto era a norma, e con tutto questo, con ciò la gente cominciava ad acquistare fiducia. Avevamo già ripartiti con gli abbonamenti, eravamo già a un buon livello. Quello che ci dispiace più di tutto, dispiace un po' per i ragazzi dell'agonismo, della pallanuoto, del sincro, dei master, e in più un'altra cosa che è un po' particolare anche per la nostra riabilitazione, che comunque sia c'è della gente che ha bisogno degli spazi acqua e dell'acqua e di tutto il resto. Dopo, oltre a tutto questo, anche per i bambini che comunque frequentano e fanno i corsi nel pomeriggio, e oltre a questo anche l'acqua gym e tutto il resto. Siamo un po' dispiaciuti, però la cosa purtroppo è così e siamo fermi.